lasciare ovviamente uno. Come ne separo uno dal... Cazzo, sono incollati sti due. Ok. Abbiamo le parti. Ok. Ok, adesso questo corre velocissimo, quindi facciamo così. Allora sì, vi ricordo qua. Si andava qua. Si apre qua. Oh, me la ricordo strabene sta mappa, è perfetto. E sta roba qua, ottimo. Sto pensando, dovrei... Sì, dai, fatto tutto. Il grosso fatto. Adesso... Adesso in realtà... In realtà purtroppo mi manca uno zombie. Cioè devo passare il round per forza. Vabbè, vado a fare anche lo scudo visto che ci sono. Tanto i punti dovrei arrivarci. Prima di sfamare l'ultimo cane qui... I punti non te li dà sdraiando. Dio buon per... Vediamo se riesco a aprire la caffetteria, che così costruisco già lo scudo, che è già una bella roba avere lo scudo. Op, op, quanto costa? 1000. Ok, costa tutto 1000 qui. Costruiamo lo scudo. Costruire lo scudo zombie. Oh là, che bene. Adesso dobbiamo uccidere quest'ultimo zombie, andare giù, prendere il tomo, tornare su, prendere l'aereo e abbiamo fatto. Tocca fare tutto il giro anche perché la porta lì è chiusa. Ovviamente la porta che va sul tetto dalla stanza della spingacida deve restare chiusa. Non esiste che quella venga aperta perché non va bene, insomma, perché sennò poi non si riesce più a girare dentro. Poi ecco, essendo che c'è stata anche l'introduzione della Mark 2, io giocavo questa mappa quando ancora non c'era la Mark 2, quindi dato che c'è stata l'introduzione della Mark 2, io proporrei di utilizzare la Mark 2, che secondo me è essenziale in questa mappa, quindi... Ah, c'era anche l'ultimo pezzo della spingacida, mi sono dimenticato, vabbè, questo lo possiamo fare dopo, non c'è assolutamente fretta. Ecco perché bisogna stare attenti quando si hanno sia scudo che spingacida da costruire, perché una volta ho costruito, mi ricordo, la spingacida in caffetteria al posto dello scudo. E vi lascio immaginare che cosa è accaduto. Insomma, non si fa. Boh, andiamo giù a prendere il redentore. Arco can, non posso, è chiusa la porta. Ok, dobbiamo andare a farci un round in caffetteria perché la porta giù è ancora chiusa e costa 2000 aprirla. Quindi... È vero, perché c'è una porta da aprire ancora. Quindi stiamo qua, facciamoci un po' di round. C'è un round qua in caffetteria tranquillamente con lo scudo. Sciallissimi. Ah, ma metteva la chiave anche nello scudo. Non mi ricordavo sta roba. Sempre cose belle che noto dopo anni. Ricostruire le barriere sì, però ti dai punti, Weasel. Quindi, insomma... Poor Weasel. Che bella storia poi c'è sta mappa. Le colonne sonore, il doppiaggio in italiano anche fantastico di sta mappa. E i personaggi che parlano, raccontano le loro storie. La colonna sonora, l'ho già detto. La mappa in generale. Le idee che hanno avuto. Oh, stupenda. Poi hanno tentato di rifare una cosa tra virgolette simile con The Resident Drake, che sono andati proprio sul posto a visitarla come hanno fatto con Alcatraz in questo caso. E vi dirò anche The Resident Drake non è male, eh. Però qui sono riusciti proprio a ricreare l'atmosfera. Allora, io mi ricordavo che giravo qua dentro, però già a round 7 adesso sto iniziando a chiedermi, ma siamo sicuri che sia una buona idea? No, sì, dai, si faceva poi con le armi anche più forti. Mi ricordo che in qualche modo si faceva. Ecco, dovrò reimparare a fare il giro. Ok, l'ultimo. Perfetto. Adesso andiamo a ritirare la nostra copia del Tomok Infernale. 3 Afterlife. Adesso iniziamo a sprecarle perché tanto non servono più. Cioè, quello che dobbiamo fare con le Afterlife più o meno l'abbiamo fatto. Apriamo qua. Apriamo qua. Allora, siccome ho un sacco di punti, apro già anche qua. Perché poi succede che arrivo qua dopo che ho bisogno di fare la strada e mi trovo la porta chiusa. Insomma, adesso che ho punti spendiamoli subito, così poi so già quanti punti ho, insomma, al netto delle porte aperte. Allora, mi sembra che il Redentore Infernale ce l'avevo sulla Q. Non ce l'ho sulla Q, ce l'ho su 4, sì. Ok. Ecco, un'altra cosa. Non voglio fare tutto il giro per andare sul tetto, quindi facciamo una cosa molto pratica. Apriamo anche qua. Oh là, perfetto.
Adesso ci siamo. Adesso andiamo in con l'aereo, perché facciamo un giro con l'aereo. Dall'altro lato ne approfittiamo per fare un round di kill soltanto con il Tomahawk, perché così sentiremo un suono a fine round, 1-2 round mi sembra sia da fare. Torniamo di qui e abbiamo... possiamo andare a buttare il Tomahawk per fare il Redentore. Mi sembra si potesse fare fin da subito. Poi c'è anche da fare la roba del cucchiaio. C'è un sacco di roba da fare, ragazzi. Che bella sta mappa. Cioè, è bella l'inizio, perché proprio c'è tutte queste cose da fare, tutte queste cose da pianificare. Fantastico. Ok, un altro motivo per cui non mi vedete tanto attivo su YouTube. Ne approfitto per raccontarvelo. Anzi, prima però... godiamoci la sequenza di decollo, che è fantastico. Questa è una cosa una delle cose più belle, soprattutto alla fine, quando fine di Easter Egg sei in Aftereth. Wow. È il temporale, ostrica. Avete avuto sfiga. Ma come di nuovo? È la prima volta. Ok, eccoci qua. Perfetto. Essere qui. Wow. Non sono come gli altri. Per niente. Sal, Enzo, Finn. Loro sono killer psicopatici. Bastardi fino al midollo. Io che ci faccio qui? Ditemelo. Wow. Sta colonna sonora. Qua adesso spawnavano, mi sembra, le sedie, o forse deve passare un round. Occhio, è la guardia! Ok. Ok. Solo di Tomahawk, ragazzi. Gli spariamo in testa, risolviamo prima. No, no. Adesso. Perfetto. Ah, ecco che sono spawnate adesso le... Wow. Sono l'unica via d'uscita. Beh, prometto bene. Ok, no, dicevo, mi sono messo a programmare i bot per Telegram. Quindi quello anche è stato, cioè, è stato... porta via un sacco di tempo, ovviamente. Ma sono anche loro, si sciottano. Porta via ovviamente un sacco di tempo programmare bot per gente in generale. E quindi... anzi, ne approfitto per sponsorizzarmi. Se per caso conoscete qualcuno che gestisce su Telegram dei canali di sconti e a cui può interessare un bot automatico per programmarsi post, insomma, dite che mi contatti, perché ho fatto un bot appunto per coloro che hanno i canali Telegram di sconti, che magari uno mette il link di Amazon, in automatico viene aggiunto il referral, viene shortato il link, vengono presi i prezzi e tutto quanto. Quindi insomma, se ne avete qualche amico o conoscente a cui può interessare, insomma, ditemi che mi contatti su Telegram. Il mio nickname ormai lo sapete, chiocciola Mirko Yanes. Quindi insomma, in ogni caso, lo ripeto, con la C, Emir, mi raccomando. Ok, ho sentito un suono, però doveva essere a fine round, quindi si va avanti. Si continua. Non mi ricordo per cos'era sto suono che ho sentito adesso, probabilmente qualcos'altro, non importa. Infatti sto uccidendo col Tomahawk e basta per questa sfida, eh. Adesso non so se vi ricordate queste cose. Che poi il Tomahawk... ecco, il suono non c'è stato, quindi un altro round. Che poi il Tomahawk livello base si poteva caricare fino a 2 volte, quello livello potenziato fino a 3 volte potevi caricarlo, quindi insomma, bella roba. Ok, spawnano ovviamente i 3 guardie. No. Ecco, questa è una delle cose più fastidiose, come si muove la visuale. Me la ricordo sta cosa. Minchia, ho tolto tutte le... ho già tolto tutti i caschi. Cioè, è bellissimo il Tomahawk. Almeno a sti round, poi dopo diventa un po' inutile, però... No, poi non ti danno più i bonus, mi sembra, quindi... c'è solo il primo round che sei qua, ti dà il bonus, poi basta. Ok. Quanti ne sono rimasti qua? 2? Morti tutti e 2? No, uno solo. Con calma.
con calma. Attirate i miei prodigiosi poteri. E dai, però beccalo lui. Fine di sto round in teoria dovremmo poter andare, Ok. Niente di nuovo. La solita carneficina. Perfetto. Dai che mancano pochi zombie. Ancora un colpo. Mi metto già vicino alle sedie per così. No. Ancora no. Ok. Allora, o sto sbagliando qualcosa o serve un altro round ancora. Ma non è che tipo dobbiamo fare prima un giro, poi un altro giro? Mi ricordo più. Non mi ricordo più. Tentiamo un altro round, tanto non è che ci abbiamo molto da perdere, quindi... Occhio, è la guardia! Cioè, in realtà c'ho un... Oddio, troppe guardie adesso. Adesso inizia a diventare un pelo... Madonna mia, ma hanno aumentato quanto sfarfalla lo schermo qui. Non c'era tutto sto sfarfallamento. Io non mi ricordo tutto sto fa mal di testa assurdo è sta roba qua. Non era così. Ma non so se nel video si vede, forse è il mio monitor, perché tipo nel mio monitor proprio sballa tantissimo che quasi non vedo gli zombie. Invece nell'anteprima di OBS sembra che si vede, cioè faccio meglio a giocare nell'anteprima di OBS, sembra tutto più fermo. Vabbè. Intanto grazie a Dio non farò i round qua, quindi questo mi serve solo adesso per sta roba qua. Io non vorrei che devo fare un altro giro prima di poter fare sta roba. Non me la ricordo, non me la ricordo. Comunque secondo me hanno fatto un aggiornamento e hanno aumentato il movimento di questi tizi qua, perché non era così. Ricorderò male io, ma... Ok. Boh, solo loro sono rimaste. Comunque ecco, avete visto che ho iniziato a fare anche qualche video sulle criptovalute. Mi sono fatto inviare dalla Ledger il Nano S. E adesso non so se probabilmente avete anche già visto il video della configurazione. Forse arriverà a giorni o a breve, insomma. E un attimo, vediamo se adesso finisce. Sì, eccolo qua. Questo è il suono che volevo sentire. E ecco, quindi insomma, se volete vedere altri video di quel tipo, fatemi sapere, magari anche su altri argomenti, sempre sulle criptovalute, magari su altre cose tipo exchange o cose così. Oppure se volete anche video tipo su programmazione, Java o queste cose qui. Un secondo che adesso devo fare un po' di roba. Allora, intanto qua c'era da prendere il teschio, mi ricordo. Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Credo di sapere a cosa serva. Questa cosa mi ha salvato il culo, però ho buttato dentro il tomo che avete sentito il suono. Sarei morto malissimo se non ci fosse stata la bomba. Ma per fortuna c'è stata la bomba e ho finito anche i colpi del Thompson. La cassa non era qui, era dall'altro lato, quindi bene. Ok, adesso occhio a non fare cagate adesso che... Ora che le cose vanno un po' bene, insomma, vediamo di non buttare tutto al vento, no? Speriamo che non arrivi Brutus proprio adesso. Oh, mi hanno tolto lo scudo. Attenzione. Sti infami. Come l'altra volta. Sti infami. Ah, non mordetemi! Lizzi sti zombie. Ok. Dai, non ce ne saranno tanti, no? Oppure mi darete delle ammo, no? Cazzo, ho finito tutti i colpi. Vale, che famo? Cosa c'è qua? Ok, dai, compro l'MP5 per adesso. Per adesso compro l'MP5 che va sempre bene. Oh, 20.000 punti intanto, Allora, aspetta che penso un attimo a che cosa devo fare. Sto round devo passarlo per forza per riuscire a... ad andare a prendermi il... il Tomok e poi perché tornino fuori i pezzi dell'aereo. Perché bisognava fare 3 giri con l'aereo. Ma quello era per l'easter egg. Quindi ok, quello magari adesso vediamo anche di fare quello. Poi per andare a chiudere il gioco. Ma non dovevi morire zombie, cazzo.
Ok, qua ci sono, iniziano ad esserci adesso i pezzi.